Ciao Bettes.it, sono reduce da un'esperienza quasi mistica, sono reduce da un'esperienza quasi dickensiana perché ho visto lo spirito del Natale passato, gli spiriti, gli umori, anche gli umori corporei e lo spirito nel senso del senso dell'umorismo del Natale passato, quello spirito che aveva anche alimentato delle polemiche lancinanti all'interno del nostro paese sulla volgarità del cinepanettone, questo termine che si impone nella seconda metà degli anni 90, che fa parte anche dei dizionari della nostra della lingua italiana. Il film di Ruffini è un collage divertentissimo, bellissimo, emozionante e mistico. Perché? Perché noi vediamo in questo 2017 molto strambo e particolare, noi vediamo veramente gli spiriti del Natale passato attraverso questo collage di 33 cinepanettoni dal 1983 a oggi, o meglio a ieri, perché appunto ci sono anche gli ultimi cinepanettoni con Lillo e Greg, che io amo molto, firmati Wolfgang De Biasi. Allora, è veramente Dickens, non è quel Dickens che piace tanto a Poirot di Branagh in Assassino sul Orient Express, Dickens, Dickens, che lo legge, che si ride tanto da solo nella sua cuccetta, è il Dickens veramente appunto di Canto di Natale, perché noi vediamo lo spirito del Natale passato, noi vediamo questo collage, fantastico, bellissimo, abbiamo riso come pazzi in proiezione stampa, di 33 film in 35 anni e vediamo i giovani Boldi e De Sica, laddove poi nello stesso Natale 2017 Boldi di oggi è in Natale da Chef di Neri Parenti, protagonista come regista di tanti cinepanettoni, e è presente il buon Neri anche in tantissime sequenze di questo film, e anche... quindi c'è il giovane Boldi insieme al Boldi di oggi, che non è più tanto giovane, c'è il giovane De Sica insieme al De Sica di oggi in Poveri ma ricchissimi di Fausto Brizzi. Quindi è, diciamo che è un Natale Boldi De Sica, ed è anche molto... Io ho pensato mentre vedevo il film, sai che figo che sarebbe un documentario di scuola anglosassone tosto alla Nick Broomfield sulla rottura Boldi De Sica, sul rapporto Boldi De Sica? Perché effettivamente è molto bello questo film, ma mi chiedo, è bello per un analista, o per usare un termine più in omaggio al cinepanettone, è bello per un critico cinematografico di merda come me, o è bello anche per voi pubblico? Sono molto curioso di vedere come andrà il botteghino, perché effettivamente io immagino quanto si sia divertito e quanto si sia anche emozionato Paolo Ruffini a montare, perché noi chiamiamo il cinema siamo pazzi. Ebbene, Ruffini è stato in moviola, circondato da 540.000 ore di filmati, di film, e io penso che si sia divertito come un pazzo. Adesso, io sono uscito dal film, che è godibilissimo, sono 90 minuti, c'è un The Best Of, ci sono Boldi e De Sica in delle scene fantastiche, c'è De Sica e Rinaldi in quella scena fantastica di anni 90, del flirt al telefono e del litigio vis-à-vis, che è un momento di grandissima... non di grandissima commedia, non di grandissima commedia italiana, ma di grandissimo cinema. E poi c'è Boldi che entra tutto contento in bagno, va a farsi la doccia e viene penetrato, non si sa come, da un Christian De Sica in piena erezione. Lì i critici si fecero parecchie pippe e cominciarono, stupenda quella scena della doccia, e cominciarono a sdoganare qualcosa che è stato sdoganato. Poi i De Laurentiis sono molto scaltri a livello editoriale, cercano di ancora convincervi che sono odiati dalla critica i cinepanettoni e sono amati da voi, dal pubblico, non è vero. Già questo termine sdoganato io lo leggevo da giovane e non più da tanto giovane. Diciamo, Merry Christmas è stato un film molto amato dai critici togati, ma io stesso nel mio piccolo ho recensito molto positivamente, sia per Bettes che per Il Messaggero, tanti cinepanettoni, va bene? E quindi mi piacciono moltissimo i cinepanettoni di Lillo e Greg, per esempio. Quindi non è vero. Peraltro, all'interno dei premi del cinema italiano, i cinepanettoni hanno anche ottenuto qualcosa, Nastri d'Argento, mai un Davide Donatello, però comunque con Wolfgang De Biasi siamo arrivati forse al massimo della critica dei cinepanettoni e al minimo del pubblico, molto interessante, molto affascinante. Invece anni fa c'era il minimo della critica e il massimo del pubblico, film che arrivavano anche a 18, 19, oltre i 20 milioni di euro, cifre oggi inimmaginabili, va bene? Allora, il film di Ruffini
che non è ovviamente è firmato Ruffini, ma il buon Paolo Ruffini ha montato, suppongo con somma gioia e rispetto e veramente riconoscimento del talento altrui, ha montato Ruffini, poi è anche elegante, si mette come attore, lui che ha partecipato alla tradizione del cinema elettronico, si mette pochissimo. E devo dire che è affascinante, però io mi chiedo, è affascinante per, vabbè, insomma, io l'avrei, l'ho beccato mentre uscivo, ho beccato Aurelio De Laurentiis, mentre uscivo dalla sala ho beccato Luigi, che è un mio caro amico, De Laurentiis, ho beccato Ruffini, e io ho detto a Ruffini, doveva durare 5 ore, dovevi fare il Mabarata dei Cinepanettoni, dovevi fare l'extended, vogliamo l'extended edition, va bene, del cinema, di questo Super Vacanze di Natale con l'ACE a 5 ore. Però perché? Perché a un certo punto abbiamo riso molto in proiezione stampa, abbiamo riso più qui che in Poveri ma ricchissimi e che in soprattutto Natale da Chef, che è il più debole delle tre commedie di questo Natale 2017. Beh, ti viene un po' di nostalgia? Vabbè, quando senti le note di Moonlight Shadow, te vi è proprio il magone. Si parte, ovviamente, e si finisce, non era, ed era meno ovvio che si finisse, su Vacanze di Natale 1983 di Carlo Vanzina, un capolavoro, ma ci sono delle sequenze stupende, ragazzi, stupende, tratte da anni 90. Ecco, poi diciamo la storia del cinepanettone è complessa. C'è la fase dei Vanzina, l'inizio e che poteva essere anche la fine per loro, perché Vacanze di Natale è un capolavoro, è un film, è un'operazione geniale su Vacanze d'inverno di Camillo Mastrocinque. Loro erano in piena forma in quell'anno. E in quegli anni venivano da Sapore di Mare, De Laurentiis gli chiede un progetto simile a Sapore di Mare ma con meno nostalgia, i fratelli Vanzina ti fanno quel po' di film, poi è diventata una proprietà di Aurelio De Laurentiis e anche di Luigi negli ultimi anni e quindi è interessante, è molto interessante studiare come è cambiato il cinepanettone, viaggiare dentro questa proposta editoriale, questo franchise che è un franchise molto importante del cinema italiano del dopoguerra, odiato dalla critica fino a un certo punto, poi anche molto amato dalla critica, appunto, compreso il coglione che vi sta parlando, e sempre però meno divisivo, sempre meno dirompente. Quindi noi ci stiamo chiedendo, in quest'anno in cui De Laurentiis fanno questo collage, ci stiamo chiedendo, è finito? Questo è il De Profundis? Questo è veramente lo spirito del Natale passato di Kenziano? E non ne vedremo più. Le sequenze più belle sono tratte appunto da anni 90, il litigio vis-à-vis e poi invece il flirt telefonico tra De Sica e Rinaldi. De Sica e Boldi sono stupendi perché Boldi è il bambino, il bimbo e invece De Sica è il sessuato più maturo e quindi vederli nello stesso fotogramma insieme è molto bello, è molto bello. Ci ricordiamo quanto erano bravi, ci ricordiamo quanto erano funzionali, ma è anche molto bello vedere per esempio De Sica e Ghini in una nuova fase, va bene? Hanno una scena in Natale a Miami dove la pochade arriva ai massimi livelli. Giorgio, Mario, Mario, Giorgio! Uno è un traditore e si inginocchia davanti all'altro, poi 2 secondi dopo è l'altro che si inginocchia davanti all'altro. Insomma, è tutto quel cinema di cornetta, di tradimenti, di pochade, di appunto porte dietro le quali c'è nostra moglie che sta scopando con il nostro migliore amico e viceversa, tutta quella roba lì raggiunge il massimo, secondo me, in quella scena di Natale a Miami tra Ghini e De Sica, che erano diversi da Ghini, da De Sica e Boldi, perché erano due alpha men, due sessuati, mentre Boldi faceva sempre il bimbo con De Sica. Ed è dolcissimo, dolcissimo vedere questo tipo di cosa dentro un fotogramma grande. E poi è bello vedere Nino Frassica, ok? Che stava appunto negli anni 90, c'è una scena molto bella con Boldi De Sica, un travestì che è fantastica, e quella era anni 90, parte seconda, stupidamente ci siamo travestiti da troie, dice De Sica con un battuto, stupidamente mi piace molto l'avverbio, e poi il film di Ruffini viene, diciamo, ogni tanto interrotto da frasi celebri di grandi, diciamo, personaggi della cultura, no, della storia, dell'umanità, Dostoevsky, Kant, Marilyn Monroe, Jules Renard, Sigmund Freud, Aristotele, Albert Einstein, Karl Kraus e basta? No, John Boorman. Poi vabbè, finiamo pure con John Boorman, che col grande regista di Excalibur e non solo. Beh, è emozionante. Io non so, ma, mio Dio, non ho detto niente perché poi appunto editorialmente tu vedi il viaggio, vedi i tifosi, vedi la potenza di
Enzo Salvi in Vacanze di Natale 2000 di Carlo Manzina, Enzo Salvi che arriva a Cortina, quella Cortina di Vacanze di Natale 83, ti emozioni perché tu vedi De Sica e Boldi che stanno in alto e dicono ma chi è questo che è arrivato, e Salvi è potentissimo e Salvi salva Natalia Chef, ok, 2017, e là tu vedi Enzo Salvi 2000 e dici Madonna, il Cipolla con Cipollino, Boldi, De Sica, Salvi in uno stesso fotogramma, affascinante. Però ripeto, mi chiedo, è una cosa molto per noi, è una cosa molto per veramente per analisti, per critici cinematografici di merda, per appassionati, vediamo che succede, però è anche affascinante che i De Laurentiis lo facciano uscire in sala. Che ci vogliono dire? Che ci stanno dicendo Aurelio e Luigi? Ci stanno dicendo che non vedremo mai più questa roba? Ci stanno dicendo che dopo i tre film sempre più belli, secondo me, e sempre più meno di successo di Lillo e Greg con Wolfgang De Biasi, sta cambiando tutto? Probabile. Sta cambiando tutto, cambierà il cinepanettone è morto, viva il cinepanettone. Questo è il senso di un film affascinante che ci ricorda e ci riporta indietro nel tempo quando questa roba creava dei grandi casini. In un momento in cui siamo tutti cambiati, è cambiato anche il paese, è cambiato il cinema. Si è tutto parcellizzato, si sono divisi tutti. E Fausto Brizzi, Wolfgang De Biasi, e Boldi, De Sica, la rottura tra loro del 2005. Beh, appunto, sarebbe fantastico, mi piacerebbe che un grande documentarista affrontasse l'idea di un documentario su Boldi De Sica, eh? Sarebbe molto, molto affascinante, potrebbe venire un gran film, e questo è lo spunto è Super Vacanze di Natale, perché Boldi De Sica insieme erano veramente una potenza devastante, ok? Ciao Bad Taste!